Bene, così miei cari nel Signore, dopo un po' di tempo abbiamo qui la gioia di avere qualcuno che sabato scorso non c'era, quindi benvenuti nella casa del Signore. Abbiamo la possibilità ancora una volta di studiare la parola di Dio. E ogni volta bisogna presentare un argomento nuovo e naturalmente c'è sempre qualcosa di vecchio, quindi c'è qualcosa di nuovo ma qualcosa che si collega sempre a temi del passato, perché fondamentalmente se noi leggiamo le Sacre Scritture, se noi leggiamo la Sacra Bibbia, conoscendolo un po', allora ci rendiamo conto, ma questo io l'ho già sentito, quest'altro versetto lo conosco, però ogni volta noi possiamo vedere la parola di Dio, il testo, da un altro punto di vista, da un'altra prospettiva. E l'argomento che vi presento oggi ha un titolo particolare. Abbiamo qui la prima cosa, una moto. Ecco, mi sono chiesto durante la settimana l'argomento che potevo presentare a tutti voi, e mi è venuto in mente l'argomento che ha a che fare con la moto, ma non soltanto con la moto. Ecco, qual è la moto più veloce al mondo e che velocità ha una moto? Il primato come moto più veloce al mondo va alla Dodge Tomahawk, un modello statunitense che può raggiungere i 480 km orari, anche se da oggi ancora nessuno ha raggiunto questo picco guidandola. Quindi immaginate, questa moto viaggia a 480 km all'ora. In mezz'ora saremo a Bologna e in due ore saremo quasi a Roma, a metà strada, cioè con questa velocità naturalmente. Quindi immaginatevi come noi siamo arrivati, l'uomo come è arrivato a essere veloce. Però c'è di più. La macchina più veloce al mondo è questa che voi vedete nell'immagine. Più che una macchina sembra una specie di missile o un aereo spaziale. Bene, sapete che a che velocità, che la velocità che raggiunge questa macchina? 1600 km all'ora. Quindi in un'ora farebbe Italia-Sicilia. Quindi da Milano arriverebbe a Reggio Calabria e avanzerebbe ancora un po' di tempo, quindi in una sola ora. Però non siamo ancora all'oggetto che l'uomo ha inventato o che ha costruito, che è il più veloce. Abbiamo questo tipo di nave. Questa si chiama, ha un nome particolare, è il destriero. Questa nave praticamente può raggiungere una nave motoscafa, quindi praticamente aspetta, è più veloce, come si dice, meno veloce dell'auto, meno veloce della macchina di cui abbiamo visto prima, della moto della macchina, però per quello che riguarda volare sull'acqua, questa qui praticamente raggiunge i 98 km orari e non sono pochi sull'acqua. E questa praticamente è la più veloce che attualmente c'è. Quindi la moto, 480 km orari, la macchina che abbiamo visto la più veloce, 1600 km, questa nave raggiunge i 100 km orari, quasi, e poi abbiamo praticamente in assoluto quello più veloce di tutti, l'aereo. Però non è l'aereo che voi state vedendo qui. Il Falcon HTV è sicuramente uno degli aerei più veloci che siano stati costruiti. Un velivolo senza pilota che può raggiungere i 26.000 km in volo suborbitale. Si tratta di un progetto ancora in fase di evoluzione. L'obiettivo degli ingegneri è infatti quello di rendere Falcon HTV2 in grado di raggiungere i 35.400 km orari entro il 2025. Cioè, vi immaginate? Cioè, un qualcosa di supersonico che va oltre il suono, va oltre, diciamo che
arriviamo quasi a viaggiare come viaggia la luce. La luce viaggia praticamente a una cosa impressionante, a 300.000 chilometri al secondo, cioè quindi rimane sempre, credo che l'uomo mai e poi mai potrà arrivare a viaggiare a una velocità simile alla luce, però chiaramente se superato il suono, cioè con gli aerei supersonici. Quindi vediamo che siamo nell'epoca della velocità, nell'epoca in cui il tempo ci scappa di mano, in cui bisogna fare tutto in fretta, bene e subito. Ma questo è praticamente impossibile. Ecco, l'aereo praticamente che state vedendo è quello in basso sulla vostra sinistra. Questo praticamente è il Falcon HTV-2, in grado di volare a 35.400 km entro il 2025. Bene, diciamo, abbiamo parlato degli strumenti che l'uomo ha inventato. Qual è l'uomo più veloce al mondo? L'uomo che ha percorso i 100 metri in meno di 10 secondi. Si tratta di Usain Bolt, un giamaicano che ha corso i 100 metri in 9,58 secondi. Attualmente sui 100 metri rimane l'uomo più veloce del pianeta. Quindi abbiamo velocità che non sono alla nostra portata in nessuna maniera, però noi abbiamo a che fare con questo tipo di velocità e abbiamo a che fare con l'argomento di oggi dal punto di vista spirituale. I testi che vi propongo sono Prima Timoteo capitolo 6 versetto 11, Prima Timoteo capitolo 6 versetto 11, che dice quando segue: ma tu, uomo di Dio, fuggi queste cose e ricerca la giustizia, la pietà, la fede, l'amore, la costanza e la mansuetudine. Quindi quando noi pensiamo alla parola fuggire o fuggi, non ci viene in mente di fare una passeggiata. Generalmente si fugge dinanzi a un pericolo e si corre verso qualcuno che ha bisogno, ma si fugge dal pericolo. Ripeto, si fugge dal pericolo e si corre verso una persona che ha bisogno. Quindi la velocità degli strumenti, dei mezzi che noi abbiamo visto prima, deve essere eguagliata da noi che stiamo facendo un percorso di fede spirituale. Vale a dire, fuggi tutte queste cose negative e ricerca invece giustizia, pietà, fede, amore, costanza e mansuetudine. Fuggi dalle cose peccaminose e proiettati verso le cose spirituali. Quindi stai il più lontano possibile dalle cose negative. Fuggi le passioni giovanili e ricerca la giustizia, la fede, l'amore e la pace con quelli che invocano il Signore con un cuore puro. Dice Paolo al giovane Timoteo, glielo dice in Prima Timoteo 6,11, glielo raccomanda ancora in Seconda Timoteo 2,22. Sono più o meno le stesse parole, né più e né meno. Ci sono aggiunte delle cose nel versetto, quindi nel versetto 22 viene: vivi con quelli che amano Dio, cioè frequenta persone che amano Dio, stai lontano da quelle persone che ti allontanano da Dio. Fuggi da queste persone, cioè fagli del bene, ma non condividere con loro le cose peccaminose, le cose sbagliate. Questo è quello che sta dicendo in altre parole Paolo al giovane Timoteo, che poi diventò un grande ministro dell'Eterno, quindi il giovane Timoteo, perché Paolo, dice lo spirito di profezia, non c'è stato nessun evangelista, nessuna persona, nessun apostolo che abbia eguagliato lo spirito di abnegazione che ha avuto Paolo nel cercare di salvare i perduti, eccetto Cristo. Quindi nessuno ha fatto il lavoro che ha fatto Paolo. In 2 Samuele, capitolo 2, dal versetto 18 al versetto 23,
C'è un personaggio che sicuramente voi non ve ne ricordate assolutamente, come non me ne ricordavo anch'io, fino al momento in cui ho preparato l'argomento. C'erano là tre figli di Seruia, Joab, Abisai e Asael. Asael era veloce come una gazzella della campagna. Avete mai visto voi una gazzella rincorsa da un leone? Avete mai visto una gazzella rincorsa da un leopardo? Bene, la gazzella nella maggior parte dei casi esce vincitrice. Riesce a scappare, a liberarsi dalle grinfie del leone, della leonessa o del leopardo. Ecco perché la scrittura dice chiaramente che questo uomo era equiparato alla gazzella. Questo giovane si chiamava Asael. Vediamo se nella sua vita la sua velocità gli è servita a qualcosa. Vediamo se gli è servita a qualcosa. Asael si mise a inseguire Abner e non si voltava per andare a destra o a sinistra, ma correva dietro Abner. Abner, guardandosi alle spalle, disse: «Sei tu Asael?» Queste rispose: «Sono io». Quindi Abner era una persona che correva anche lui, o era a cavallo o correva a piedi. Ma in ogni caso Asael gli stava dietro. E Abner gli chiese: «Sei tu Asael?» Perché altri non gli potevano stare dietro, evidentemente. Quindi questo Asael era un ragazzo veloce, era un ragazzo coraggioso, era un ragazzo intrepido. Ma tutta questa sua velocità gli è servita a qualcosa. Abner gli disse: «Voltati a destra o a sinistra, afferra uno di quei giovani e prendete le sue spoglie». Ma Asael non volle smettere di inseguirlo. Abner lo avvisa: «Non mi correre dietro, stai lontano da me, io posso essere un pericolo per te. Vai a un'altra parte, prendi qualcun altro come prigioniero, prendi le spoglie di qualcun altro, ma non venire dietro a me». Abner non gli disse: «Smetti di inseguirmi, perché obbligarmi a inchiodarti al suolo? Come potrei poi alzare la fronte davanti a tuo fratello Joab?» Ma egli si rifiutò di cambiare strada. Allora Abner, con l'estremità inferiore della lancia, lo colpì nel ventre e la lancia lo trapassò. Asael cadde e morì in quello stesso luogo. E quando passavano di là, dove egli era caduto morto, si fermavano. Cari sorelle, cari fratelli, a che cosa gli è servita la sua velocità? Anziché fuggire da un'altra parte, lui fuggiva verso la morte e l'ha trovata. Quindi noi possiamo fuggire, possiamo scappare, ma bisogna vedere nella nostra vita quale direzione prendiamo. Giobbe capitolo 28, versetto 28. È un testo memorabile, è un testo importante e dice: «Egli disse all'uomo: ecco, temere il Signore, questa è la sapienza o la saggezza, fuggire il male e l'intelligenza». Asael era stato avvisato. Abner più di due volte gli ha detto: «Non mi inseguire, non mi seguire, stai lontano da me». E la seconda volta gli disse chiaramente: «Se tu mi segui, io sono costretto a trafiggerti e a ucciderti». Ma lui non ascoltò. Lui usava la sua velocità pensando di essere più veloce della lancia o non essere colpito. Non ha fuggito il male, anzi, si è avvicinato al male e questo male l'ha ucciso. Quindi disse all'uomo: temere il Signore, questa è la saggezza, stare lontano dal male, questa è la vera intelligenza. E mi viene in mente in questo momento
la storia di quel re che aveva bisogno di un cocchiere. Questo cocchiere doveva essere una persona che portava il cocchio del re, cioè la carrozza del re. Quindi doveva essere una persona, Elena, fidata, brava. Quindi era una persona fidata, una persona di cui si poteva fidare, che il re gli affidava la sua vita. Allora chiamò il primo e gli dice: senti, mentre tu guidi la carrozza con i cavalli e passi vicino a un precipizio, a che distanza tu starai dal precipizio? E il primo disse: con la mia capacità io riesco a guidare il tuo carro anche a 20 centimetri dal precipizio, quasi rasente al precipizio. E il re dice: grazie. Il prossimo: mio re, io con la mia capacità riesco a stare 50 centimetri dal precipizio. Ok, vai. Il terzo: io, mio signore, mio re, riesco a guidare il tuo carro a 1 metro dal precipizio. Vai. Il quarto: io, mio signore, riesco a guidare a 1,5 metri dal precipizio. E il quinto: mio signore, visto che voi siete sulla carrozza, visto che la vostra vita è preziosa per me e soprattutto per voi, e io guiderò la vostra carrozza il più lontano possibile dal precipizio. Tu sei la persona adatta per me. Tu puoi guidare la mia carrozza. La persona più valorosa non è quella che sfida il pericolo o che è presuntuoso. Tutti gli altri lo faranno, cadranno, io non cadrò. Ma quelle persone che stanno il più lontano possibile dal pericolo, che non entrano nell'area dove c'è il diavolo, dove il diavolo può tessere le sue reti e tenerti prigioniero. Quando la mosca va nella tela del ragno, non si libera più. Quando un insetto va nella tana del ragno, muore e il ragno se la mangia. Quindi, stare il più lontano possibile dal pericolo. Quindi fuggi il più lontano possibile da dove ci sono le tentazioni, i problemi, il peccato. Proverbi capitolo 22, versetto 29. Hai visto un uomo veloce nelle sue faccende? Egli starà al servizio del re, non starà al servizio della gente oscura. È una persona veloce, ma a fare che cosa? Le sue attività. Quando Dio chiamava un uomo o una donna al suo servizio, ha sempre chiamato persone attive, laboriose, capaci. Non, abbiamo detto altre volte, non ha mai chiamato Dio i fannulloni. Ha sempre chiamato persone che fuggivano l'ozio ed erano super attive nelle loro attività, veloci, svelti. Genesi capitolo 39, versetto 12. Cosa sta scritto di così importante in Genesi 39, versetto 12? C'è un versetto molto, molto importante. Allora lei lo afferrò per la veste e gli disse: unisciti a me. Ma egli le lasciò in mano la veste e fuggì. Di chi stiamo parlando? Di Giuseppe. Del mitico e grande Giuseppe. Lui era alla corte di Potifar, la moglie di Potifar gli ha messo gli occhi addosso, l'ha tentato, ci ha provato, la voleva quasi violentare, quindi all'incontrario, la donna che violentava l'uomo, ma Giuseppe si è svingolato, è scappato via, è fuggito lontano. Come posso io fare, commettere questo grande peccato verso il mio padrone, verso il mio Dio? Quindi questo è un esempio di come fuggire il male. Il versetto di Proverbi dice che una persona che ha questo spirito al servizio del re,
quale spirito aveva Giuseppe con suo padre quando pascolava il gregge? Riusciva in tutte le sue imprese. Quale era il suo atteggiamento in carcere o nella famiglia di Potifar? Riusciva in tutto. Tutto quello che le sue mani toccava ci scendeva la benedizione di Dio. E alla fine dove fu messo Giuseppe? A quale servizio fu messo? Dell'uomo più potente del mondo. E lui divenne l'uomo più potente del mondo, dice Faraone, e salvò l'intera umanità, grazie alla sua sagacia, al suo stile di vita, alla sua lungimiranza, alla sua comunione con Dio. Non ha salvato soltanto il suo popolo vendendogli il grano, ma ha salvato tutto il mondo, perché ha fatto risparmiare, ha messo da parte tanto grano all'Egitto che poi lo vendevano a tutte le nazioni. E grazie a Giuseppe, quando ci furono 7 anni di carestia, il mondo da allora fu salvato. Quindi Giuseppe non era soltanto al servizio di Faraone, ma era soprattutto al servizio del re dei re. Perché? Perché la vera saggezza e il timore di Dio, fuggire il male è la vera intelligenza. Questo era il nostro caro Giuseppe. Timore di Dio, amava Dio più di ogni altra cosa e fuggiva il male. Non posso fare questo. Non lo posso fare. Non lo voglio fare. Cioè lui prendeva continuamente le decisioni di fedeltà nei confronti del suo Dio. E questo deve essere il mio atteggiamento, il tuo atteggiamento di fronte all'argomento di oggi. La velocità nel lasciare il male. Noi dobbiamo essere molto più veloci di quella macchina, di quell'aereo. Oltre 36.000 km all'ora. Immediatamente noi dovremmo fuggire il male. Genesi 27:43. Ora figlio mio, ubbidisci alla mia voce, levati e fuggi a Caran da mio fratello Labano. Cosa ho detto prima? Che si fugge sempre perché c'è qualche pericolo o qualche difficoltà. Qui stiamo parlando di Giacobbe, che i suoi amati genitori gli dicono: tuo fratello Esaù ti vuole uccidere, vai a rifugiarti in Mesopotamia, a Caran, dove c'è mio fratello Labano. E lì tu troverai rifugio, lì tu troverai protezione. Perché ha dovuto fuggire? Perché non aveva fuggito prima il male. Se lui avesse fuggito prima il male, non avesse fatto l'inganno a suo fratello, a suo padre, non è necessario che doveva fuggire e non vedere più sua madre. E quando lui è arrivato a Caran, per circa 20 anni, come si è comportato lo zio Labano? Male. Lo sfruttava, continuamente gli cambiava i patti, faceva in modo praticamente per tenerlo, perché vedeva che con lui, con Giacobbe, lì c'era una benedizione, una ricchezza. Lui non voleva Giacobbe era una persona laboriosa, attiva, capace. Labano invece godeva della capacità di Giacobbe, delle benedizioni che riceveva Giacobbe, e quindi lo voleva tenere lì, non perché lo amava, ma perché era solo per guadagno, per interesse. Così se ne fuggì con tutto quello che aveva, si levò, passò il fiume e si diresse verso il monte di Galat. Erano passati 20 anni. Vediamo che questo uomo è continuamente in fuga. Prima fugge per salvarsi la vita e va a Caran. Poi passano 20 anni, non può più stare lì, perché la vita gli rendeva una vita impossibile. Suo suocero gli rendeva la vita impossibile. Lo ingannava continuamente. Allora scappa, fuggi ancora con tutta la tua famiglia e se ne andò verso Galad, cioè in un altro luogo. Chi non fugge
al tempo opportuno dovrà fuggire tutta la vita, pagando le conseguenze delle proprie scelte. Prima Re, capitolo 11, 14, 22. Il Signore suscitò un nemico a Salomone, Adad l'Idumeo, che era delle stirpe reale di Edom. Il re che viveva ai tempi di Gesù, Erode Antipa, era idumeo. Perché questo Adad l'Idumeo diventò nemico di Salomone? Cosa era successo? Perché? Che c'entrava Salomone? Vi posso dire che Salomone non aveva fatto niente contro quest'uomo, però qualcun altro aveva fatto qualcosa contro questo Adad. Quando Davide sconfisse Edom, Joab, capo dell'esercito, salì per seppellire i morti e uccise tutti i maschi che erano in Edom. Joab rimase in Edom per 6 mesi, con tutto Israele, finché vi ebbe sterminato tutti i maschi. In quel tempo Adad fuggì con alcuni idumei, servitori di suo padre, per andare in Egitto. Adad era allora un ragazzo. Quelli dunque ripartirono da Madiam, andarono a Paran. Presero con sé degli uomini di Paran e giunsero in Egitto dal Faraone, re d'Egitto, il quale diede a Adad una casa, provvide al suo mantenimento e gli assegnò dei terreni. Adad trovò grazia agli occhi di Faraone, che gli diede in moglie la sorella della propria moglie, la sorella della regina Tachpenas. Cioè, vale a dire che lui arrivò, questo Adad, ad essere il cognato del Faraone. Quindi ci troviamo come per esempio Giuseppe, che diventò essere vice faraone, quindi questo qui aveva un posto importante. Se ne andò, scappò perché non voleva morire sotto i colpi di Joab, generale di Davide. Davide era il padre di Salomone. La sorella di Tachpenas, gli partorì un figlio, Genubat, che Tachpenas, diversò nella casa del faraone. E Genubat rimase in casa del faraone tra i figli di Faraone. Quando Adad ebbe sentito in Egitto che Davide si era addormentato, cioè era morto, con i suoi padri, e che Joab, capo dell'esercito, era morto pure lui, disse al faraone: permettimi di andare al mio paese. Con quale proposito? Vendicarsi. Erano passati anni e anni, era fuggito, però chi ne deve fare le spese? Davide? No, se Davide è vivo io non torno. Se Giobbe è vivo io non torno. Con chi me la prendo? Con Salomone, con il figlio. Ma chi era il colpevole? Se c'era un colpevole, chi erano i morti? Però chi ne fa le spese? I vivi. Cioè, vale a dire che spesso e volentieri tu paghi delle cose che altri, che i tuoi genitori possibilmente hanno fatto, e qualcuno poi si vendica su di te. Questo per dire: fuggiamo il male, non facciamo il male affinché neanche i nostri figli paghino le conseguenze. Perché qui lo spirito del diavolo, la vendetta, questo non si dimentica. Perché tutta la sua famiglia era stata sterminata. E quindi questo Adad vuole fargliela pagare ai discendenti di Davide. Questo era un nemico di Salomone, abbiamo detto nel primo versetto, giusto? Il faraone gli rispose: che ti manca da me perché tu cerchi di andartene al tuo paese? E quegli replicò: nulla, tuttavia ti prego, lasciami partire. Io devo andare a compiere il mio proposito. Era giusto? No, non era giusto. Perché se uno se la deve prendere con chi ti ha fatto il male,
non con gli eredi o i discendenti. Che colpa ne hanno quelli? Se io ho fatto del male a Usci, perché per esempio deve pagare Joseph? Sono io che devo pagare, non Joseph, non mio figlio. Scusami l'esempio, sorella Usci, è solo un esempio. Quindi per dire che noi non dobbiamo fare il male perché le conseguenze non cadano sui nostri eredi, sui nostri figli. Fuggiamo il male. Stiamo il più lontano possibile dal male. Prima Samuele, capitolo 19, versetto 10. Uomini in fuga. Allora Saul cercò di inchiodare Davide al muro con la lancia, ma Davide schivò il colpo e la lancia andò a conficcarsi nel muro. Davide fuggì e si mise in salvo quella stessa notte. Davide fa due cose buone. Primo, si salva la vita. Secondo, non mette la sua mano contro l'unto dell'Eterno. Cioè non si macchia di un peccato nell'uccidere colui che lo voleva uccidere. Cioè questa è una lezione per me e per voi. In primo luogo, stai il più lontano possibile dal pericolo. Secondo, non contraccambiare il male con il male, ma contraccambi il male con il bene. Se qualcuno ti fa del male, fuggi il male e fai il bene. Prima Samuele 19:12. Mical calò Davide da una finestra ed egli se ne andò, fuggì e si mise in salvo. C'è la velocità, il fuggire. Abbiamo visto di Giuseppe, di Giacobbe. Adesso stiamo vedendo di Davide. Erano uomini in fuga. Uomini in fuga. Alcune volte ha ragione, alcune volte senza ragione. Giacobbe aveva commesso i suoi errori, ma non aveva le sue colpe e doveva fuggire. Giuseppe e Davide, no. Non c'era motivo che i suoi fratelli lo vendessero a Giuseppe. Non c'era motivo che Saul perseguitasse Davide, perché era solo invidia e gelosia. Però hanno reso la vita a questo giovanotto, a questo ragazzo, al re di Israele, a Davide. Impossibile, impossibile. Prima Samuele 19:18. Davide dunque fuggì, si mise in salvo e andò da Samuele a Rama e gli raccontò tutto quello che Saul gli aveva fatto. Poi egli e Samuele andarono a stare a Naioth. Ancora una volta vedi Davide che fugge, fuggiasco, raminco. Trova conforto in Samuele. Meno male che trova qualche amico, perché quando tu fuggi e scappi e nessuno ti capisce, nessuno ti comprende, la tua fuga è ancora più dolorosa. Ogni tanto Davide trovava qualcuno che lo comprendeva e lo confortava. Prima Samuele 21. Davide fuggì da Naioth presso Rama, andò a trovare Jonathan e gli disse: che cosa ho fatto? Qual è la mia colpa? Qual è il mio peccato verso tuo padre, perché egli mi minacci e minacci la mia vita? Cioè lui doveva scappare continuamente perché arrivava il re con i suoi soldati perché lo cercava. E quindi doveva spostarsi da un luogo all'altro. Doveva fuggire. Prima Samuele 21:10. Allora Davide si alzò e quel giorno riprese a fuggire lontano da Saul e andò da Achis, re di Gat. Cioè dovuto andare a rifugiarsi dai filistei in un popolo straniero. Mentre il re avrebbe dovuto proteggerlo e accoglierlo come un figlio. Del resto si era sposato con la figlia, con Abigail, no, con Micol, Quindi si era sposato con Micol, quindi era il genero. E invece l'invidia e la gelosia lo porta a quello che lo porta.
Bene, che cosa è scritto in Apocalisse 12, versetto 6? Che ha a che fare con quello che noi stiamo leggendo e studiando? La donna fuggì nel deserto, dove ha un luogo preparato da Dio per essere nutrita per 1260 giorni. Giacobbe, Israele, Davide, Giuseppe sono un simbolo della Chiesa di Dio che deve fuggire dinanzi alle persecuzioni del nemico. E la donna ha dovuto fuggire nel deserto per ben 1260 anni, sotto le persecuzioni dei vari regni della terra. I credenti sono dovuti scappare come scappava Davide. E la Chiesa ha trovato rifugio nelle grotte, nelle montagne della terra, in luoghi isolati, sperduti, perché erano continuamente perseguitati. E Gesù dice che se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Chi vuole vivere pienamente in Cristo sarà perseguitato. Dovrà fuggire il peccato e i peccatori incalliti che inseguono i giusti. E arriverà il momento in cui la Chiesa sarà ancora perseguitata. Ci sono centinaia di persone che ancora oggi, come cristiani, vengono perseguitati, vengono uccisi, vengono bruciate delle chiese nei paesi musulmani, nei paesi totalitari. I credenti cristiani non sono tollerati. E il diavolo fa di tutto per rendere la vita difficile ai veri figli di Dio. Ripeto, la Chiesa ha dovuto fuggire per anni e anni. E lo spirito non è cambiato. Lo spirito del maligno investirà delle persone che diventeranno i peggiori agenti di Satana. E i cristiani dovranno fuggire. Fuggire nelle montagne, nei luoghi più reconditi della terra, per trovare la propria salvezza, la loro propria pace con Dio. La vera comunione con l'Eterno. Fuggite il male e ricercate pace e giustizia con tutti quelli che amano il Signore. Amos 2, capitolo 2, versetto 15. Chi maneggia l'arco non potrà resistere. Chi ha il piede veloce non potrà scampare. Il cavaliere sul suo cavallo non si salverà. Nel tempo della fine, tutte quelle persone che avranno le loro spade, che saranno contro i credenti, non si potranno salvare, perché le loro stesse armi li distruggeranno. E il popolo di Dio invece, che fuggirà il peccato, fuggirà i luoghi sicuri, scamperà. Nessun cristiano sarà messo a morte nel tempo della fine, quando finisce il tempo di grazia. Sebbene ci sarà un decreto di morte, i giusti non saranno toccati. Addirittura Gesù dice che neanche un capello del loro capo sarà toccato. Giosuè capitolo 8, versetto 20. E la gente di Ai, voltatosi indietro, guardò e vide che il fumo della città saliva al cielo. E non vi fu per loro alcuna possibilità di fuggire, né da una parte né dall'altra, perché il popolo che fuggiva verso il deserto si era voltato contro quelli che lo inseguivano. Cosa era successo? Dovevano entrare nella terra promessa. Avevano appena conquistato Gerico. C'era una piccola città, Ai. Il popolo ebraico diceva: sono pochi, noi con così. E alla fine praticamente prendono una mazzata di quelle che se la ricordano ancora oggi, e quindi poi ci fu un secondo attacco a questa città corrotta. Quelli di Ai questa volta pensavano:
come abbiamo vinto la prima volta, vinceremo anche la seconda volta. Però questa volta loro hanno pregato, gli ebrei, hanno chiesto aiuto a Dio, come dobbiamo comportarci. Allora hanno avuto una strategia. 3.000 uomini sono andati verso di loro, verso la città di Ai, e poi si sono andati alla ritirata, sono scappati. Quelli di Ai, pensando, li distruggeremo come è stato la prima volta, inseguiamoli, e sono caduti in un'imboscata. E alla fine quelli di Ai non potevano scappare da nessuna direzione. Questo episodio, al tempo della fine, cosa ci sarà? Una battaglia contro Dio e contro il suo popolo da parte della maggioranza. Queste qui praticamente che faranno questa guerra si elimineranno tra di loro stessi. E nella stessa rete che hanno messe per, o nella stessa fossa che hanno scavato per gli altri, ci cadranno loro. Chi fa il male, prima o poi, gli ricade addosso. E quindi, come è stata la fine di Ai, così sarà la fine degli inconvertiti ai tempi della fine, coloro che non fuggono il male. Per andare verso la conclusione, Giovanni capitolo 20, versetto 4. C'è un episodio breve ma interessante. I due correvano assieme, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse il primo al sepolcro. Giovanni era più giovane o più veloce, ma dove correvano queste due persone? Pietro e Giovanni. Perché volevano vedere Gesù. Correvano verso Gesù, veloci verso Gesù. Qui non fuggivano, qui correvano velocemente verso Gesù. Non lo trovarono in quel momento, ma dopo poche ore Gesù si fece vedere e lo incontrarono. Non nel posto sbagliato, perché non dovevano correre verso la tomba, perché sicuramente se loro si fossero ricordate delle parole di Gesù, non sarebbero corsi velocemente verso la tomba, ma avrebbero corso dove Gesù gli aveva dato l'appuntamento. Lì mi vedrete, perché io sono la risurrezione e la vita. Quindi anche noi dobbiamo correre velocemente nel luogo dove trovare Gesù. Dove è Gesù? Gesù di certo non è dove c'è il peccato. Gesù non è di certo nei luoghi dove si disonora Dio. Gesù lo troverai solo in quei luoghi dove si glorifica Dio. Fuggi il male, corri verso il bene. E Gesù lo puoi trovare nel tuo cuore. Non deve andare molto lontano. Ma tu, uomo di Dio, fuggi queste cose e ricerca la giustizia, la pietà, la fede, l'amore, la costanza e le mansuetudine. Fuggi le passioni giovanili e ricerca la giustizia, la fede, l'amore e la pace con quelli che invocano il Signore con cuore puro. Passa le tue giornate con chi ama Gesù. Passa il Santo Sabato con chi ama Gesù. Non passate le vostre giornate, per quanto vi è possibile, con cose profane, con cose che vi allontanano da Dio e dalla santità del Santo Sabato. Vivete in pace con tutti, ma cercate di vivere il più possibile con chi ama Dio. Perché Dio vuole stare con voi, vuole stare con noi in questo giorno santo e benedetto. Concludiamo con Isaia 28, versetto 16. Perciò così parla il Signore Dio. Ecco, io vi ho posto un fondamento in Sion, una pietra provata, una pietra angolare, preziosa, un fondamento solido. Chi confiderà in essa non avrà fretta di fuggire. Chi trova la pietra, la roccia eterna, chi si incontra con Gesù, chi ha una comunione con Gesù, starà bene con Gesù e non vorrà andare
lontano da Gesù. Non vorrà fuggire lontano da Gesù, ma vorrà fuggire dal male per rimanere sempre con Gesù. Questo è il mio desiderio e la mia preghiera per me e per voi tutti. Amen. Amen. Bene, preghiamo. Signore Dio, buon Padre che troneggi nell'alto dei cieli, il tuo nome sempre sia lodato. Nel meraviglioso nome di Gesù veniamo dinanzi al tuo trono di grazia per ringraziarti infinitamente del tuo amore e della tua misericordia. Ti ringraziamo che hai dato Gesù a morire per noi e che grazie a Gesù abbiamo perdono e vita eterna. Ti ringraziamo della scuola del sabato, ti ringraziamo della seconda parte del culto, ti ringraziamo della comunione fraterna. Benedici tutti coloro che sono qui presenti, sia dal punto di vista presenziale come per telefono, per Skype, e benedici da tutti i tuoi figlioli sparsi sulla faccia della terra. Benedici questo mondo e benedici coloro che studiano la tua parola per prepararsi per un patto con te. Rimani anche con i giovani affinché possano sperimentare continuamente il tuo amore, la tua misericordia, e che col tuo santo aiuto possiamo fuggire il male e essere sempre con te, e che noi ti abbiamo eletto come roccia, come rocca della nostra salvezza, come nostro rifugio, e fa che questa elezione la possiamo rinnovare giorno per giorno, momento per momento. Perdonaci, o buon Padre, battezzaci col tuo santo spirito e donaci le tue benedizioni sabbatiche. Non perché lo merito, ma te lo chiediamo nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Amen. In santo raccoglimento invochiamo e riceviamo la benedizione di Dio. L'Eterno ti benedica e ti guardi. L'Eterno faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio. L'Eterno rivolga il suo volto su di te e ti dia la pace. Amen. Il nostro santo culto è terminato. Un felice proseguimento del sabato a tutti voi.